evidente che poi dopo la lunga saremmo calati già per i cambi, e ho preservato anche alcuni giocatori togliendo del fine primo tempo. Vabbè, però abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma anche il secondo abbiamo sofferto un pochino sul finale la loro fisicità, dove noi abbiamo perso un pochino di fisicità e loro hanno fatto, però non abbiamo concesso poco, secondo me. Non ricordo parate del nostro portiere, cioè non ricordo situazioni dove abbiamo sofferto tanto, quindi abbiamo fatto un altro passo in avanti rispetto a Brescia. Mi è piaciuta la squadra, io gli avevo chiesto determinate cose, le abbiamo fatte, sono stati più aggressivi, più alti, rischiando qualcosina sulla profondità contro una squadra che è brava ad attaccare la profondità, che ci gioca su queste cose, però senza paura, ed è quello che mi interessava, è quello che gli ho chiesto prima della partita, quindi l'hanno fatto. Poi la partita si può perderla, non è un problema, ma da oggi diciamo non mi interessa il risultato, mi interessava vedere queste cose qua. Non mi piace perdere, mai, però quello che mi interessava oggi non era il risultato, era fare questa prestazione qua, però non bisogna mai perdere. Buona indicazione anche dal punto di vista fisico, direi. Sì, no, ma ti dico, fisico ma anche dell'atteggiamento, è più mentale. Lo sforzo è sempre più mentale che fisico, dopo diventa fisico nel secondo tempo, quindi all'inizio un giocatore nel primo tempo non può mai essere stanco, quindi l'abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi la lunga si può calare, ma ci sta, siamo nel momento che si deve calare, perché fisicamente siamo ancora indietro, e è chiaro, poi entrano altri giocatori e da qui che entra mi aspetto lo stesso atteggiamento di chi era prima. Sul primo gol eravamo posizionati bene, c'è stata anche tanta bravura del loro attaccante che è andato su, eravamo in marcatura, non mi sembra che fosse lasciato solo. È stata una palla persa che dovevamo non perderla, una ripartenza, un cross, però eravamo posizionati bene, dopo c'è stata anche la bravura del loro attaccante. Dubbiamente fisicamente fa fatica a volte a tenerlo dentro l'area, così. Filippo è un giocatore che è stato importante lo scorso anno e deve esserlo anche quest'anno, lo sappiamo. Ad oggi per noi è un giocatore importante, ma lo sarà per tutto il campionato. Sono contento da chi è ripartito dall'inizio oggi. Abbiamo una rosa non ampia, però con dei giocatori, con dei cambi giusti, soprattutto in alcuni ruoli, che è giusto vederli, giusto farli giocare, giustamente, e hanno fatto tutti molto bene, non sono dispiaciuto di nessuno. È già iniziato a fissare qualche punto fermo di questo matto oppure ancora presto? No, il punto fermo sia sul lavoro che abbiamo fatto difensivo, che è stato importante e dove abbiamo lavorato molto bene, anche oggi ho visto un altro passo in avanti, sull'aggressività che oggi gli avevo chiesto un po' in più, di aver coraggio di andare alti, quindi di giocare anche alti con più profondità alle spalle. E poi dobbiamo essere un pochino più bravi nella gestione della palla, nel capire quando la palla bisogna tenerla un po' di più, palleggiare un po' di più e verticalizzare un po' di meno. Però capisco la stanchezza, capisco tante cose, però abbiamo fatto bene.